Ripartiamo dalla bellezza dei legami tra le persone per valorizzare le risorse di tutti. Questo è il tema della sesta giornata della trasparenza del CIS Verbano. Quali sono gli obiettivi? Ma gli obiettivi del CIS si stanno senz'altro evolvendo in funzione di quello che è la percezione e le necessità. Noi senz'altro vediamo che dobbiamo concentrarci molto sugli anziani. Abbiamo lanciato da qualche anno un progetto che sta dando buoni risultati, però è ancora agli inizi, quindi la cura di casa, dove abbiamo formato una serie di volontari che assistono ormai qualcosa come 700 anziani nelle proprie case, sta dando buoni risultati, ma va sviluppato, va implementato. Altro obiettivo importante è cercare di trovare delle residenze semplici per il progetto Dopo di Noi, che è rivolto a ragazzi o meno giovani con delle problematiche o psichiche o fisiche, dove noi inizieremo a fare delle palestre di vita da soli. Quindi abbiamo messo a posto l'appartamento in via Rosmini e sempre in quello stabile un altro appartamento verrà pronto. Avremo a disposizione circa 12 posti da lasciare a queste persone e anche alle loro famiglie. È un progetto che stiamo divulgando proprio anche in altri posti, un altro a Ornavasso, che fa parte ormai del nostro consorzio. Poi vorremmo spingere su Cannobbio, Estreso, Baveno, in modo da ridistribuire questo progetto per la comunità. Questa però è l'occasione per fare il punto sull'attività più in generale del CIS Verbano. Sì, la giornata della trasparenza per noi è l'occasione di ritrovare un po' la comunità attorno ai servizi che facciamo. Quest'anno il dato più eclatante è proprio legato al numero delle persone che nel 2018 abbiamo seguito, che si sono incrementate del 25%, per cui siamo arrivati ad avere delle cartelle sociali aperte per 3.170 persone del territorio. La spiegazione che ci siamo dati è che abbiamo avuto l'ingresso di nuove amministrazioni, ma certamente tutto il lavoro sul reddito di inclusione e il contrasto alla povertà ha spostato sui servizi un carico importante di persone che sono venute a chiedere aiuto alle nostre attività. Perché questo incontro qui a Casa Ceretti? Abbiamo voluto usare una proposta un po' diversa dal solito, coniugando la parola del lavoro di cura con la dimensione della bellezza e dell'arte. E ci sembrava che questo posto, riqualificato da poco, all'interno di un quartiere popolare, fosse un po' anche il simbolo della nostra attività, far star bene le persone anche se in situazioni di disagio e di difficoltà. E questo luogo rappresenta un po' questa sintesi.